Ciao, io sono Fabio Gallerani e stai ascoltando il Powercast. In questo podcast voglio aiutarti a vivere il tuo potenziale, liberarti dai tuoi limiti e vivere una vita straordinaria. Ovunque tu sia nella tua vita, non importa. Il mio obiettivo è darti un messaggio di forza, coraggio ed azione. In questo podcast parliamo di come competere sia pericoloso. Competere è pericoloso e tu stesso, se lo stai facendo in questo momento, sei in pericolo. Stai rischiando di chiudere, stai rischiando di farti schiacciare dall'azione dei tuoi competitor, dei tuoi concorrenti. E in questo podcast voglio darti il mio punto di vista e anche una soluzione pratica per evitare tutto questo. Partiamo dal presupposto e dall'insegnamento che tu hai ricevuto prima di entrare nel mercato, prima di iniziare a fare l'imprenditore, prima di iniziare a proporre il tuo prodotto o servizio. Ti hanno insegnato a guardare cosa fanno gli altri. Quindi magari sei un avvocato, un dentista o un imprenditore vero e proprio con un'azienda che fa prodotti o dà servizi. E prima di entrare nel mercato ti sei affidato magari a qualche esperto, qualche consulente che ti ha fatto il business plan, il prospetto della competizione. Andiamo a vedere cosa fanno gli altri, andiamo a vedere esattamente come poter inserire il nostro prodotto o servizio iniziando a competere con loro e magari un giorno sbatterli fuori dal mercato e vincere questa sfida, questa competizione. La chiamavano la sana competizione, ovvero quella competizione che ti porta a progredire, quella competizione che ti porta a migliorarti. Tutto questo oggi non funziona più, è sbagliato. E sai perché è sbagliato? Perché le persone hanno un maledetto smartphone nelle mani tutto il giorno e sanno esattamente chi pagare. E normalmente chi pagano è già definito nella loro mente prima ancora che tu possa far loro un'offerta, prima ancora che loro possano valutare tu e la tua competizione, prima ancora che tu possa fare qualsiasi cosa per influenzare il loro comportamento d'acquisto. Voglio quindi farti un esempio pratico per farti capire cosa stai rischiando. Andiamo a fare un esempio riguardo a un professionista che fa un'attività professionale come un avvocato, oppure un imprenditore che ha un nuovo servizio, magari assicurativo, un imprenditore assicurativo che apre la sua assicurazione e mette sul mercato un prodotto assicurativo per la vita delle persone, quindi un'assicurazione sulla vita. Nel primo esempio, un avvocato si laurea, si abilita alla professione e diciamo che vuole entrare nel mercato come avvocato specializzato in divorzi e quindi guarda chi fa lo stesso lavoro, chi fa la stessa professione, chi si è specializzato in quel campo e guarda la competizione. E lì inizia a guardare le tariffe, inizia a essere disperato, inizia a spingere, a procacciare i clienti, inizia a cercare di sopravvivere, di farsi pagare da qualcuno che magari si è appena divorziato e deve fare in modo di avere i maggiori vantaggi possibili. Cosa succede? Succede che questo avvocato inizia a competere con gli altri. Non porta il focus interno su se stesso, non porta il focus sulla differenziazione, ovvero sul perché dovrei pagare te piuttosto che gli altri, e inizia a competere. E cosa succede? Questo avvocato inizia a abbassare i prezzi. Abbassare i prezzi porta a una reazione di altri avvocati, i quali possono decidere di adeguarsi o possono decidere di non adeguarsi. E ti posso assicurare che chiunque si adegui ad abbassare i prezzi sarà destinato a competere e a sparire dal mercato. Cosa succede? Che il cliente, che sa già da chi andare, non percepisce come è importante l'entrata sul mercato di questo avvocato, il quale si trova sempre più in difficoltà. Le tasse alte, i prezzi abbassati, altri avvocati che magari reagiscono alla sua azione ed abbassano i prezzi, ma il cliente continua ad andare da qualcun altro. E quindi questa guerra di prezzi per sopravvivere porta questo avvocato ad andare in bancarotta, a non riuscire ad esercitare la professione. Ora tu dirai, è sempre così? Beh, provaci. Se sei un professionista, prova a fare quello che ti ho appena detto. Prova a guardare la competizione. Cerca di inventarti un prezzo senza guardare realmente che valore dai agli altri e prova a vedere cosa succede. Ora, un esempio opposto può essere quello di un imprenditore, il quale cerca di entrare nel mercato con un prodotto assicurativo, come abbiamo detto. Prodotto assicurativo sulla vita delle persone, quindi un'assicurazione sulla vita. Cosa succede? Che questo imprenditore, prima ancora di creare una struttura, prima ancora di creare un servizio, inizia a guardare quello che fanno gli altri. Entra sul mercato e cerca di competere.
Inizia a fare pubblicità pressante, inizia ad apparire su tutti i giornali, inizia a fare un marketing chiaramente non a performance, cioè che non può tracciare quanti soldi sta spendendo e quanti ne sta guadagnando, e inizia a trovarsi in difficoltà. Quindi rinuncia ad attaccare i grandi player, le grandi assicurazioni, e inizia a competere con quelle piccole cercando di specializzarsi, ma senza trasferire questa specializzazione alle persone, cioè senza comunicare il suo posizionamento in maniera corretta. Perché non c'è nulla di sbagliato nel competere e differenziarsi. Il problema è che non sei tu che devi sapere che sei diverso, sono gli altri che devono sapere che tu sei diverso e devi martellare, comunicare ogni giorno questa diversità. Se no sei destinato a fare sconti, quindi questo imprenditore inizia a fare sconti, inizia a cercare di fare offerte, inizia a fare polizze sulla vita molto economiche che hanno grandi vantaggi, ma il cliente comunque non compra. Capisci? Non comprano perché le persone non si fidano di chi non è chiaro su quello che fa e del perché dovresti pagarlo. Se ti ho detto che competere è pericoloso e non vuoi portare il tuo focus su quello che fanno gli altri, cosa devi fare? Beh, devi riportare il focus dentro di te, capire realmente qual è il tuo punto di forza, capire qual è l'attività e l'elemento che fa la differenza per il cliente, non contro il competitor. Per il cliente la tua comunicazione deve essere totalmente rivolta a comunicare a chi ha i tuoi soldi, ovvero il tuo cliente potenziale, il perché dovrebbe pagarti. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se tu porti il focus su te stesso, riesci a fare in modo di essere più chiaro, più deciso, e la chiarezza è la moneta del nuovo millennio. Vuol dire che se tu riesci a essere chiaro, attrarre l'attenzione, fare in modo di mantenere l'attenzione di chi ha i tuoi soldi, dei tuoi clienti potenziali, della competizione magicamente non ti interessa più nulla. Quindi tutto ciò ti porta a dire: io sono diverso perché faccio questo, a differenza delle persone che sembrano miei competitor, io faccio questo meglio. Se riesci a comunicare questo alle tue persone, ai tuoi clienti potenziali, ti posso assicurare che levarti dalla competizione e annullarla sarà un'attività estremamente facile. Io sono Fabio Gallerani, ti ringrazio di aver ascoltato questo podcast sul perché competere è pericoloso, e mi occupo di aiutare imprenditori e liberi professionisti a diventare autorità del proprio mercato, elevarsi dalla concorrenza, annullarla, trarre contatti e chiudere le vendite. Chiudere le vendite vuol dire soddisfare la necessità del tuo cliente potenziale dandogli il tuo prodotto o servizio, facendolo felice e togliendolo dalla sofferenza. Ho ideato un sistema, si chiama Sistema Authority, lo puoi trovare sul mio sito fabiogallerani.com. Seguimi sui social, Facebook e anche YouTube nel mio canale ufficiale. Ti aspetto al prossimo podcast. Ricordati, vivi il tuo potenziale perché non hai alternative, soprattutto non competere perché è pericoloso. A presto!